Torniamo su Marta Novello, questa giovane accoltellata mentre faceva jogging. Tra poco vi dico subito che sentiremo una voce importante. La voce di chi, Lucilla Masucci? Raccontaci chi ha incontrato poco fa. La mamma del ragazzino. E credimi Alberto, è stato un incontro emozionante. C'era questa donna che, te lo dico subito, non difende suo figlio. Non lo difende, non riesce a capire quello che è successo, perché Il figlio che conosce lei, quello che ha salutato quella mattina, non è quello che ha accoltellato 25 volte Marta Novello. Allora, tra poco sentiremo questo documento che è in arrivo da Treviso. Vi devo dire che Marta è stata sentita proprio dagli inquirenti. Cerchiamo di ricostruire cosa ha raccontato lei. Guardate. Pensi a una ragazza di 26 anni che sia colpita 20 volte con delle contratte che per speranze grave. Solo questo potrei pensare. Per giorni, se chiamavi i familiari di Marta, ti rispondevano così. È la voce di uno zio al telefono. Come vuoi che stia, una ragazza nel pieno della vita che si prende 20 coltellate. Le coltellate erano ancora 20 e Marta in ospedale lottava per restare viva. Poi le notizie diventano più nitide, più orribili. Le coltellate sono 25, 9 al volto, ma Marta resta viva, è forte e ricorda tutto e vuole raccontare il prima possibile, prima di dimenticare i dettagli, le parole, i gesti, il volto del ragazzino che l'ha coltellata. Lo fa, racconta tutto, ieri, dalla sua stanza di ospedale, 3 ore di interrogatorio, 3 ore di coraggio. Stavo correndo, il ragazzino mi ha fermato, dammi i soldi, non ne avevo, ho detto prendi il cellulare e siamo finiti nel fosso e le coltellate e il sangue. E non è tutto qui, ma è tutto secretato, agli atti. Marta conosceva il ragazzino, che si sono detti, che cosa ha fatto scattare la furia di quella violenza. Ha risposto a tutto Marta, ha trattenuto negli occhi quel ricordo per poterlo restituire agli inquirenti, nitido, preciso. Ora viene per lei la parte più difficile, dimenticarlo. Allora, tra poco sentiremo questa importante testimonianza, quella della mamma di questo giovane, di questo minore che ha aggredito con tutte queste coltellate 26 la povera Marta. Intanto, Lucilla, dobbiamo dire che lei, appena uscita dalla terapia intensiva, in una condizione di evidente chiaramente sofferenza e difficoltà, è stata ascoltata per 3 ore. Ecco, quindi deve aver avuto insomma anche la forza di raccontare, la voglia di raccontare. Dopo tutto quello che ha passato voglia, e dopo la terapia intensiva. La voglia, dici bene, non voleva dimenticare nulla, 3 ore. Voi sapete, Marta ha detto, ha cercato di rapinarmi, gli ho dato il cellulare e poi le coltellate. Quanto ci ho messo a dire questa cosa? 1 minuto. Ma Marta è rimasta lì 3 ore a parlare, quindi no, ha risposto a molte più domande. Le domande sono sempre tante e Alberto, ce l'abbiamo un'indiscrezione. È un'indiscrezione terribile, orrenda. Avete sentito? Marta dice, a un certo punto io ho detto ti prego prendi il cellulare. Abbiamo sempre creduto che il ragazzo le chiedesse dei soldi e lei dice se non ce li ho ti do il cellulare e invece no. Mentre Marta dice prendi il cellulare, il ragazzino la sta già accoltellando. E allora perché? Perché tutta quella furia? Sì, c'è l'ipotesi della rapina e l'accusa è di rapina e di tentato omicidio, ma resta comunque per gli inquirenti, per l'avvocato della difesa e per la mamma del ragazzino una rapina anomala. Ecco, una rapina anomala. Adesso abbiamo questo documento che la nostra inviata ha realizzato poco fa. Sono giorni che vi parliamo di questa storia, una storia sconvolgente, tutta questa violenza, tutte queste coltellate. Stiamo cercando di mettere a fuoco le ragioni incomprensibili che hanno spinto questo ragazzo che sta per compiere 16 anni ad avventarsi con un coltello su questa ragazza, Marta, che stava lì correndo su quella strada di campagna e ferirla con tutta questa violenza. Lucilla Masucci ha incontrato la mamma di questo ragazzo che non riesce a capire. Sentite un'anticipazione, domani avremo l'intervista integrale realizzata poco fa. Guardate questo documento. Come mamma mi sono sentita in colpa per quello che ha fatto. Avrei voluto cogliere dei segnali prima, se ce ne fossero stati o forse non me ne sono accorta e per questo non,
non mi do pace perché avrei voluto salvare mio figlio e salvare Marta. Tu hai perdonato tuo figlio? Io non giustifico mio figlio per quello che ha fatto, però è sempre mio figlio, il mio bambino. Domani sentiremo l'intervista integrale. Questa donna dice: non mi perdono per non aver salvato mio figlio e salvato Marta. Immaginate come deve sentirsi una madre il cui figlio di neanche 16 anni adesso è chiaramente recluso per tutta questa violenza, per aver ferito questa ragazza, ma non si capisce ancora bene perché è accusato comunque di tentato omicidio e tentata rapina aggravata. Ma siamo davvero sicuri che voleva dei soldi e perché? Donatella Cupertino. 25 coltellate, di cui 9 al volto. Perché tanta furia, tanta violenza contro Marta, che lunedì scorso, mentre faceva jogging, è stata così brutalmente aggredita da un ragazzo di soli 16 anni? Aveva bisogno di soldi, in fretta, forse per pagare un debito a qualcuno, e pur di ottenerli sarebbe stato costretto a inventarsi la rapina. Questa, forse, la molla che ha spinto un tranquillo ragazzino di appena 16 anni a trasformarsi in un feroce rapinatore. Dopo l'arresto del sedicenne, i militari avevano posto sotto sequestro il suo smartphone ed il suo computer. Tra i messaggi del cellulare ci sarebbero le risposte al principale interrogativo della vicenda. Perché un ragazzino esce di casa armato di coltello per mettere a segno una rapina? Dammi il portafoglio, gli avrebbe detto il ragazzo. Lei però il portafoglio non ce l'aveva. Indossava le cuffiette, teneva in tasca il suo telefono e le chiavi di casa. Nulla di più. I carabinieri hanno già iniziato ad interrogare tutte le persone che nei giorni che hanno preceduto la rapina sono venuti in contatto con il sedicenne, e non si esclude che possano esserci altre persone indirettamente coinvolte. Venerdì mattina, intanto, il ragazzo è stato interrogato nell'udienza di convalida del fermo, ha parlato per oltre un'ora e mezza e ha risposto a tutto. Il giudice ha convalidato l'arresto per tentata rapina aggravata e tentato omicidio aggravato. Il giovane voleva mettere a segno una rapina perché gli servivano soldi. Per cosa? A chi li doveva dare? Sulle risposte a queste domande, gli inquirenti hanno però fatto calare una cortina di silenzio.